Torino-Atalanta 2-1, Cesare Castellotti. Un tempo per parte e Torino riscopre un suo talento, Carbone. Qui un'azione subito dei Granata con un salvataggio di Annoni in extremis quando il pallone calciato da Rambaudi stava andando in rete. Ancora a Torino, Jarni, Carbone che manda fuori. Poi un cross di Annoni per Silenzi, a lato il tiro di Silenzi. Il gol al 23esimo, una punizione, la batte Carbone per Venturin, è la rete dell'1-0. Insiste il Torino. Vediamo qui un pallonetto alto di Carbone ancora. Poi il raddoppio al 31esimo. Ancora punizione, la batte ancora Carbone per Fortunato. E Fortunato sigla il gol del 2-0. Andiamo avanti a suon di punizioni. Qui una per l'Atalanta, scapolo per Ganz. Galli ribatte di piede. Si rifà vivo il Torino con Mussi, poi Osio, da questi a Carbone, la parata di Ferroni. Ogni tanto però Atalanta, Tresoldi, Rambaudi, Scapolo, ecco l'11, Scapolo, Ganz di testa, alto. Azioni, immagini montate da Alessandro Morbidelli, vediamo la ripresa, punizione per l'Atalanta, batte Sosé, para Galli in due tempi. Un'altra, Perrone, per Ganz, finisce fuori. Torino qualche volta in contropiede, Fortunato, Carbone, fa un po' tutto da solo, però poi conclude fuori. I bergamaschi accorciano le distanze al 34esimo, punizione, pallone arriva a Rambaudi, poi Ganz che mette in rete, 2-1. Ancora l'Atalanta, il cross è di Perrone, ma c'è Annoni che libera. Ed è invece del Torino l'ultima incursione. Jarni, poi Poggi, qui Jarni, Poggi. Guardate come si riesce a sbagliare un gol. Comunque la partita è stata interessante, gagliarda, due squadre piene di fuoco che dimostrano di essere entrate senza problemi, senza complessi, anzi prepotentemente già in clima del campionato. Nel primo tempo meglio il Torino, nella ripresa ci è piaciuto decisamente di più l'Atalanta, i migliori, Carbone da una parte, Ganz dall'altra. Ecco, ma vorrei dire che si può cogliere l'essenza, l'elemento più interessante di questa partita proprio nel rendimento di Carbone, che il Torino ha fatto ritornare a casa dal prestito di Ascoli. È un prodotto del vivaio del Philadelphia che adesso la società ha ritenuto di riprendersi e di lanciare nel grosso giro. Avrei concluso da Torino.